grande cinquesimo di messaggio da strada in Piazza Fontana. A nome dell'Associazione Familiare Piazza Fontana 12 dicembre 69, porto un sincero saluto a tutte le autorità presenti, ai sindacati, e come sempre un sincero ringraziamento all'AMCI di Milano e al Comitato Antifascista, che anche quest'anno ci ha dato una mano determinante per l'organizzazione di questa manifestazione. Ringrazio anche il Presidente della Camera, Lauro Boldrini, per il messaggio che ci ha inviato, ma mi duole dover riconoscere che da diversi anni in Piazza Fontana, il 12 dicembre, seppur invitati, non si è mai presentata nessuna carica dello Stato. Solo il nostro Presidente Giorgio Napolitano, in occasione del 40° della strage, ha incontrato privatamente i familiari. Da allora solo silenzio. Un ringraziamento va anche al Comune di Milano, nella persona del Sindaco Giuliano Pisapia, ed è Presidente del Consiglio Comunale Basilio Rizzo e tutto il Consiglio Comunale, che ha fortemente voluto ricordare il 45° anniversario della strage di Piazza Fontana oggi pomeriggio con un Consiglio Straordinario Comunale aperto. Un sentito ringraziamento anche al Sindaco di Bologna, di Brescia, Emilio Del Buono, e al Vice Sindaco di Bologna, Silvia Giannini, che sono presenti, per ricordare che la nostra città, insieme a Brescia e a Bologna, è stata certamente una delle più colpite di quegli anni di strage. 45 anni fa, era un venerdì come oggi, quando in Piazza Fontana, nel Salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura, durante lo svolgimento del mercato degli agricoltori, una bomba nazifascista uccideva vilmente 17 lavoratori e ne feriva più di 80. In un solo colpo ha cambiato la storia del nostro paese. In tutti questi anni, pur dovendo scontare tanti depistaggi, le vergognose coperture da parte dei servizi segreti, la drammatica morte di Giuseppe Pinelli e le assurde accuse a Pietro Valpreda, non abbiamo mai smesso un attimo di cercare la verità e i responsabili. Quando il 3 maggio del 2005, in Cassazione, si confermò la soluzione di Zorzi e Maggi e del processo fatto sull'indagine del giudice Salvini, per un attimo noi dell'associazione ci siamo sentiti sconfitti e anche vergognosamente umiliati, perché pensavamo che fosse la fine della ricerca della verità. Per fortuna non fu così, poiché la sentenza confermava l'impianto dell'indagine, e cioè il ruolo operativo di Ordine Nuovo di Padova e la partecipazione di Franco Prete e Giovanni Ventura e la colpevolezza di Giglio, riconoscendo le responsabilità dell'estrema destra veneta. Ma sia il Preda che il Ventura non potevano essere condannati in quanto assolti precedentemente per due volte. Per la strage di Piazza della Loggia, davanti alla Corte d'Assise di Brescia, è stato confermato anche in quel caso il ruolo operativo del gruppo veneto di Ordine Nuovo, capitanato da Carlo Maria Maggi, confermando quindi che un gruppo ristretto di poche persone, non più punibili, sono riconosciuti per la strage, per le due stragi. Il nuovo processo d'appello per la strage di Brescia, che si dovrà tenere a Milano, potrebbe dare finalmente un nome e un volto a quella persona che coordinò quella strage, e quel nome e quel volto è ancora quello di Carlo Maria Maggi, già condannato e infine assolto per insufficienza di prove per la strage di Piazza Fontana. Se veramente si arrivasse a questa soluzione, che noi come associazione, ma anche la Casa della Morte di Brescia si auspica, si potrebbe avere la possibilità di una riapertura delle indagini per identificare altri possibili autori della strage del 12 dicembre 69. Insieme al nostro avvocato Federico Sindicato ci abbiamo già provato 2 anni fa, ma la magistratura milanese non ha ritenuto che gli elementi nuovi che avevamo portato fossero sufficienti per riaprire una nuova istruttoria. Oggi, rispetto a tanti anni fa, abbiamo accumulato molte conoscenze sul terrorismo nero di quegli anni e trovato anche alcuni colpevoli. Ma per arrivare a una verità definitiva e dare giustizia alle vittime e anche al popolo italiano tutto, bisogna fare ancora tanto. E noi, incoraggiati anche dalle parole del nostro Presidente Giorgio Napolitano, che nel 40° della strage ci ha spronato a cercare la verità con tutte le nostre forze, non ci fermiamo, non molliamo, anche se siamo rimasti in forti. La nostra missione è questa, di cercare la verità fino in fondo. Come associazione, lo scorso 4 dicembre, insieme all'Archivio di Stato di Milano e grazie alla collaborazione della Casa della Memoria di Brescia e della Rete degli Archivi per non dimenticare, nelle persone importanti di Ilaria Moroni e di Benedetta Tobagi, abbiamo messo in rete tutti i processi fatti sulla strage di Piazza Fontana. Questo è un modo per dare l'opportunità a tutti
di poter accedere liberamente agli atti processuali riguardanti la strage. Voglio ricordare, ed è molto importante, che tutta la digitalizzazione di tanti processi è stata fatta per la maggior parte nelle carceri di Cremona e Padova e da tanti altri carcerati, che con un lavoro immenso e certosino hanno riportato tutto il materiale cartaceo su CD. Crediamo che questo primo passo, insieme alla decodificazione degli atti segretati, potrebbe aiutarci ad avere risultati significativi. Certi però che la ricerca di documenti ancora sconosciuti debba essere coordinata e governata da un nucleo di persone espressamente preparate e a conoscenza di questo materiale. La nostra associazione ha accolto la direttiva Renzi di apertura degli archivi sulle stragi come un atto politico di doverosa trasparenza, che nel suo intento vuole saldare il suo debito di omertà, omissioni e depistaggi con la nostra storia, ma in realtà è osteggiato da quegli apparati che vogliono ridimensionare il valore stesso della direttiva, operano per svuotarla del suo nobile significato, depositando documentazione disordinata, confusa e marginale, come ha fatto il Ministero degli Esteri e della Difesa. Praticamente ci stanno consegnando dei pacchi vuoti e senza senso. Come associazione, quindi, chiediamo alle forze politiche e alle istituzioni di creare un'apposita autorità inquirente in cui concentrare un ristretto numero di investigatori e magistrati e soprattutto di coinvolgere l'Università Italiana con i tanti giovani e ricercatori che possono, non far disperdere la ormai immensa mole di atti che i tanti processi hanno creato. Questo avrebbe un unico significato: non mandare perso quel patrimonio di conoscenze e dare ancora più capacità di lettura di tutti quei fatti accaduti ormai tanti anni fa. Noi come associazione non ce la sentiamo di dire di vivere in un paese democratico e maturo se tutti insieme non avremo affrontato e risolto finalmente tutti i misteri e i tanti fantasmi che avvolgono la nostra storia, e soprattutto cercare di evitare lo scandalo della rimozione di quei fatti storici come se non fossero mai accaduti. Questo mai lo chiediamo noi per i nostri morti innocenti ormai morti da 45 anni. Ora, come tutti gli anni